Smau Roma 2014 nello stand di AllNet Italia con Salvatore Villari. Con Salvatore che ci illustrerà quello che loro propongono, si occupano di videoconferenze, di videosorveglianza. Sì, noi siamo un distributore a valore aggiunto di sistemi informatici e di telecomunicazione. Qui allo SMAU portiamo la videosorveglianza, quindi con Mobotix, si tratta di telecamere IP di fascia alta, telecamere intelligenti, quindi con software di analisi video, con software di elaborazione già presente sulla telecamera. Quindi cioè riconoscono il viso delle persone, riconoscono il movimento, possono distinguere il verso di attraversamento in una determinata zona. Gestiscono. Quindi è un'intelligenza, diciamo. È un'intelligenza, quindi non hanno bisogno di sistemi di registrazione centralizzati, ma hanno un algoritmo, no, che lavora sì, in questo. Hanno praticamente sono telecamere con processore a bordo, memoria RAM, supporti per. Quindi il top, massa, diciamo, della videosorveglianza. È il top della tecnologia e comunque fa capire verso dove sta andando la videosorveglianza su IP, verso sistemi sempre più intelligenti e autonomi. Alta risoluzione, perché io poi porto un caso per far capire la differenza, no, di qualità che è fondamentale nella videosorveglianza. In un distributore di benzina un mio amico vicino a questo distributore ha avuto un furto, sì. Ci sono state delle riprese in bianco e nero, però io mi occupo un pochino di video, mi ha portato queste riprese, ma non siamo riusciti a leggere la targa di quest'auto proprio per la scarsa qualità delle riprese della webcam. Quindi quello che avere una webcam di qualità, una videosorveglianza di qualità è essenziale. In questo caso assolutamente sì, in questo caso parliamo di telecamere che dispongono di sensore da 5 megapixel, quindi molto più che Full HD, quindi comunque la quantità di dettaglio che riescono ad immagazzinare è veramente, veramente elevata. Anche le ottiche, penso. Comunque andiamo a vedere a livello di software. Così. Questo qui che vedete a monitor è uno dei software che rilascia Mobotix. È stato creato un semplice layout che contiene 4 telecamere. I layout possono essere chiaramente personalizzati, layout interattivi, quindi comunque viene consentita l'interazione dell'utente con il sistema e con la telecamera. Attraverso il joystick virtuale che vedete lì in basso a sinistra, la telecamera all'interno dell'immagine panoramica può muoversi, può zoomare e spostarsi, quindi per garantire comunque un controllo completo di tutto ciò che viene inquadrato. E è un settore questo molto delicato ed importante. Ricordo che spesso la polizia gli organi, insomma, di le forze dell'ordine catturano delinquenti, e proprio ieri c'è stato qui a Roma la cattura di 2 delinquenti rapinatori grazie proprio alle videosorveglianze dei supermercati o anche fuori. Quindi poi altra cosa interessante di questi prodotti qui è che a seguito di un evento che può essere il motion o comunque l'allarme, sono in grado di inviare delle email o anche delle chiamate VoIP verso una postazione di controllo. Quindi si fa scattare allarmi e quindi creare anche panico, no, e problematiche. Sì, 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 quindi comunque riescono ad allertare silenzioso, in modo silenzioso. Sì, sì, assolutamente sì, in modo discreto. Discreto. Benissimo, allora abbiamo detto un po' tutto, cioè crediamo che abbiamo presentato lo stand, qualche altra cosa, qui a SMAU, oltre che videosorveglianza, portiamo la videoconferenza con LifeSize, quindi sono prodotti di videoconferenza professionali ad altissima risoluzione, altissima affidabilità, qualità video e audio, e poi completiamo con la parte di telefonia over IP. Benissimo, ti ringraziamo e un saluto, grazie. A presto, arrivederci. Grazie. Arrivederci.